Sono onestamente un po' imbarazzato a farvi una relazione così tecnica, prosaica, dopo quello che abbiamo sentito, da Verdi a Abbado, la figura drammaticamente forte di Abbado e la relazione appena fatta. Io mi sono chiesto in un congresso, in un convegno come quello di oggi, come poter portare un contributo rispetto all'aderenza. Allora ho pensato di farlo rispettando questo clima di attentum lesimo che pervade questa giornata, cercando di, da farmacologo clinico, rileggere l'aderenza per quello che attiene all'individuo, al paziente, quindi portare l'attenzione su qualcosa che abitualmente nel modello biomedico non viene vissuta con particolare attenzione. Siamo tutti formati a ritenere che la risposta terapeutica a una terapia sia pressoché unicamente collegata all'azione del farmaco, a come il farmaco funziona, farmacodinamica, come un farmaco si muove all'interno dell'organismo farmacocinese. E studiamo questo in tutte le discipline mediche e abitualmente a questo ci fermiamo. Ma in realtà la risposta terapeutica a un farmaco è un qualcosa di molto più vasto e articolato, che attiene ad esempio all'ambiente, attiene al contesto relazionale in cui un farmaco è scritto ed è assunto, attiene al contesto sociale in cui questo farmaco viene inserito. Così come è fondamentale, ovviamente, è la figura del paziente. Ogni paziente può presentare una differente aderenza al trattamento terapeutico e ogni paziente si muove in questa aderenza a seconda della propria personale aspettativa. Allora, nel modello biopsicosociale, che certamente la psicologia clinica e la psichiatria cercano di applicare anche nella quotidianità, la centralità della malattia e della cura, per intenderci le linee guida che servono ad avere delle linee internazionali per curare una malattia, devono riportare l'attenzione più che sulla malattia, sul malato e sui suoi vissuti. E anche l'approccio terapeutico deve soprattutto tenere conto dei vissuti del paziente. Allora, in quest'ottica, il concetto di valutare l'aderenza terapeutica è qualcosa di molto articolato e differenziato. Perché esistono ovviamente fattori legati al farmaco, esistono fattori legati all'individuo, al paziente, fattori legati alla patologia, aspetti socio-economici che stanno pervadendo le scelte sanitarie di quest'epoca e fattori legati al medico. Allora, non ho ovviamente il tempo di affrontare tutti questi punti e cerco in qualche modo di focalizzare su qualcuno. Un rapidissimo cenno ai fattori legati al farmaco, che sono sostanzialmente la difficoltà di essere aderenti da parte di paziente a una terapia quando questa induce effetti collaterali indesiderati e intollerati. Quando esistono difficoltà nell'assunzione del farmaco e quando il farmaco, contrariamente alle aspettative, può indurre un peggioramento sintomatico. Gli effetti collaterali, e questo mi rivolgo ovviamente a chi ha la competenza medica dell'uso, riguardano per quanto attiene gli psicofarmaci, le benzodiazepine, gli antidepressivi, ai neurolettici, quindi agli antipsicotici di prima generazione e agli antipsicotici di seconda generazione. E per ognuna di queste classi di farmaci esistono delle modalità con cui il paziente approccia la terapia e rispetto agli effetti collaterali che possono indurre, estremamente differenziati. Benzodiazepine hanno un'enorme maneggevolezza, hanno un'immediata risposta, un disturbo d'ansia ha un vantaggio immediato da un'assunzione di una benzodiazepina e gli effetti collaterali sono banalmente riducibili riducendo la dose. Quindi la maneggevolezza di questi farmaci fa sì che l'assunzione dei farmaci sia estremamente diffusa e sfugga al controllo medico, molte volte autoprescrittivo. Gli antidepressivi hanno alcuni limiti pur nella loro potenza terapeutica,
ad esempio il fatto, e lo riprenderemo, che hanno una latenza terapeutica di alcune settimane. Quindi l'aspettativa del paziente viene in qualche modo defraudata della risposta per un periodo di tempo drammaticamente lungo. Inducono effetti collaterali precoci e inducono effetti collaterali tardivi. Pensate agli antidepressivi, soprattutto della serie serotoninergica, che si risolvono la depressione, ma dopo un periodo protratto in alcuni soggetti danno un grosso appiattimento affettivo, che risulta dai soggetti con un grande disagio nel non provare depressione, ma nel non riuscire neanche a provare emozioni positive. I neurolettici li conosciamo tutti nella loro potenza di cambiamento della malattia, ma anche nei loro drammatici limiti rispetto alla collateralità motoria, alla sedazione e all'effetto depressogeno che questi farmaci hanno avuto. Abbiamo creato patologie iatrogene, come la discinesia tardiva, che qualche volta sono peggiori della malattia di base. E quando siamo passati agli antipsicotici atipici, ci siamo resi conto che anche questi farmaci potevano avere degli effetti collaterali a lungo termine, con estremo disagio per il paziente, che sono quelli metabolici. Cos'è mancato dal punto di vista dell'aderenza? Cosa manca tuttora? Una adeguata psicoeducazione del paziente. Il paziente non viene sempre adeguatamente informato della comparsa, degli effetti collaterali e ancor meno della possibile gestione. Molte volte esistono degli schemi terapeutici complicati. Pensate all'anziano che deve assumere più farmaci in orari differenti e che per motivi cognitivi può avere difficoltà a distinguere i vari farmaci, soprattutto quando un farmaco viene scambiato, parlerò poi dopo dello stesso. E in alcune situazioni la biologia, non mi fermo su questo, fa sì che un farmaco inizialmente induca un effetto paradosso, riducendo ancora di più l'aderenza di questi pazienti. Molte volte alcuni farmaci antidepressivi negli attacchi di panico, quando non date nelle giuste dosi, inducono un peggioramento della sintomatologia. Allora, gli effetti collaterali verso i quali noi dobbiamo confrontarci, questo è l'esempio degli antidepressivi, in cui abbiamo effetti collaterali legati all'aumento del trasmettitore, che abitualmente sono transitori, per esempio la nausea nei farmaci serotoninergici, invece effetti collaterali che si rinnovano ad ogni somministrazione finché il farmaco viene proposto. E questi sono quelli che riguardano magari le vecchie categorie di antidepressivi, ma che si riproducono ad ogni somministrazione. Ma il problema più grave, più importante dal punto di vista della relazione terapeutica, è la latenza di effetto. Quando noi scriviamo un farmaco antidepressivo tradizionale, abbiamo effetti collaterali che si manifestano nell'arco di poche ore o pochi giorni e chiediamo al paziente, su base fiduciaria, di aspettare 3-4 settimane per ottenere un effetto. Ed è chiaro che questa possibilità di aderenza si basa esclusivamente sulla relazione medico-paziente e sulla fiducia che il paziente può avere in un medico in una fase di latenza così lunga. Tanto che nelle fasi iniziali del trattamento, quasi il 43% dei pazienti che abbandonano le terapie nei primi 3 mesi l'abbandonano per effetti collaterali. E gli effetti collaterali sono quelli che si manifestano per l'appunto precocemente, mentre l'abbandono più tardivo di una terapia non è più per gli effetti collaterali che sono sicuramente già superati, ma perché i pazienti non adeguatamente informati ritengono che al superamento dei sintomi il farmaco possa essere sospeso. È una frequente situazione che si manifesta specificamente nella depressione, e che è molto meno presente in altre patologie, ad esempio mediche, come la cura dell'ipertensione arteriosclerotica. In poche parole, un paziente aderente a una terapia, qui l'esempio degli antidepressivi, ma in realtà è molto più allargato, quando il vissuto di necessità della cura prevale sulle preoccupazioni per la cura. Tornerò su questo parlando dei temperamenti.
Questo è l'esempio delle benzodiazepine. Come voi vedete, questo è l'effetto di una benzodiazepina sull'ansia, appena somministrata per il meccanismo, che è un meccanismo di canale, quindi è immediato, la benzodiazepina sortisce il suo effetto. L'antidepressivo nell'ansia ha una latenza importante e questo spiega perché, nonostante esistano migliaia di articoli che dimostrano come le benzodiazepine non siano farmaci da lungo termine, sia difficile convincere un paziente a rinunciare a un farmaco che apparentemente non ha effetti collaterali e sortisce immediatamente un'azione. Le benzodiazepine hanno un'estrema diffusione, non sto chiaramente a farne la storia, è un'espansione della domanda. Siamo in un'epoca in cui l'ansia, la depressione, il dolore non sono più tollerati, l'insonnia non è più tollerata e si richiede immediatamente un intervento farmacologico che dia un controllo completo dei sintomi. E questo risponde anche ovviamente all'organizzazione dell'assistenza psichiatrica, dove l'intervento farmacologico è un intervento molto meno costoso che un accudimento o una psicoterapia vista nel tempo. C'è una cultura dell'efficienza e una fuga della sofferenza che fa sì che molte volte l'abuso di queste sostanze avvenga proprio in una classe manageriale che non può permettersi l'insonnia per una migliore efficienza e non può permettersi l'ansia per una riduzione delle performance. A tutto questo si accompagna un incremento delle offerte. In Italia ci sono decine di benzodiazepine simili l'una all'altra che vengono alimentate da un mercato grigio autoprescrittivo. La prescrizione medica di una benzodiazepina è assolutamente irrisoria rispetto alla gestione porta a porta e alla liberalizzazione di mercato, qualche volta anche un po' con la connivenza della dispensazione. Abbiamo quindi una scarsa vigilanza medica dovuta soprattutto alla menagevolezza di farlo. La terza categoria che possiamo considerare con molta rapidità è quella dei neurolettici, gravati classe per classe da effetti motori, da effetti autonomici, da effetti cardiovascolari, che sono diversi a seconda delle classi, qui non mi soffermo, ma anche i farmaci di ultima generazione non sono scevri da effetti collaterali. Ma è chiaro che la superiorità dei farmaci di ultima generazione sta nel fatto del loro spettro d'azione, che si estende non soltanto nel controllo dei sintomi positivi, il delirio e l'allucinazione, ma su tutta quell'attivazione funzionale che rende il paziente molto meno stigmatizzato dalla malattia e molto meno contenuto dalla terapia stessa. Lascio l'aspetto farmacologico, come ho promesso, e passo ad altri aspetti che riguardano l'aderenza, ad esempio collegati al medico. La difficoltà di raggiungere un'alleanza terapeutica molte volte dipende da un'adeguata comunicazione. Un'autocritica è quella che sto facendo, ma consapevole: ai medici non viene insegnato a comunicare, come non viene insegnato a comunicare agli psicologi, parzialmente agli infermieri, e quindi è un fai da te l'apprendimento di una tecnica di comunicazione. Solo adesso, negli ultimi anni, siamo riusciti a inserire, ma non in tutte le accademie italiane, i corsi di comunicazione medico-paziente. La ridotta empatia, che invece è un qualcosa di collegato in maniera molto forte alle caratteristiche individuali, e lo scarso ascolto attivo. Il medico riesce raramente a non interrompere un paziente e la mediana di ascolto si limita a poche decine di secondi prima che scatti l'interruzione. È chiaro che questo riguarda molto meno la sfera psichiatrica e psicologica che è allenata a questo tipo di rapporto, ma investe delle sfere importanti come quella cardiologica o oncologica. E lo scarso ascolto attivo non è adatto a comprendere quali sono le motivazioni comportamentali di un paziente anche verso la terapia. Non sempre i medici si pongono il problema dell'aderenza terapeutica, quindi c'è una scarsa conoscenza della diffusione del problema. In Italia c'è un'elevatissima spesa farmaceutica, ma molte volte questi farmaci, che sono valutati sulla base dei flussi che vengono comunicati dal regolatorio, non sono i farmaci assunti, ma sono quelli dispensati. Molti pazienti hanno uno stoccaggio di farmaci che non vengono assunti e questo non contribuisce al miglioramento.
di una limitata attenzione al problema che è soltanto esploso sull'adeguatezza terapeutica, e qualche volta c'è uno scetticismo sulla terapia che ne considera. La gestione farmacologica, ho già parlato della latenza di efficacia, della conoscenza e della gestione degli effetti collaterali. Dire a un paziente quale sarà l'effetto collaterale significherà aumentare la probabilità di comparsa, ma significherà anche che l'effetto collaterale condiviso rafforza la credenza del paziente nella competenza del medico. E quando questa informazione sugli effetti collaterali è anche corredata da un'informazione sulla gestione, l'alleanza diventa più forte. Inutile, adesso non parlo soltanto nell'ambito psichiatrico, ma alcuni farmaci, occupandomi di psico-oncologia, che vengono somministrati ai pazienti oncologici danno non gravi effetti collaterali dal punto di vista medico generale, ma gravi effetti del vissuto del paziente, come le alterazioni cutanee da alcune sostanze. Il farmaco, se il paziente non viene informato, è chiaro che l'alterazione dell'immagine corporea è vissuta come devastante. E poi il tipo di prescrizione, una scarsa revisione periodica. I farmaci scritti raramente si sospettano, c'è una scarsa deprescrizione. Alcuni farmaci non vengono mai sospesi, i barbiturici, l'aloperidolo, perché nessuno si prende la responsabilità di togliere da un paziente un farmaco così rilevante. Il farmaco viene scritto da uno specialista, il medico di famiglia molte volte si adegua, non se la sente di prendersi la responsabilità di modificare una terapia che magari rimane inalterata per anni, e dopo anni il cervello si è modificato, che la terapia non è comunque più adatta e dovrebbe essere. Poi ci sono i fattori legati al paziente, qui davvero c'è poca attenzione, la cronicità del trattamento è certamente un qualcosa che mette a dura prova la capacità del paziente di mantenere la terapia nel tempo. La politerapia, soprattutto nell'anziano, la difficoltà di ricordarsi i farmaci nell'orario e nella posologia, gli effetti collaterali di cui ho già parlato, ma anche gli aspetti biologici. Esistono delle patologie in cui non c'è una completa consapevolezza, e non mi sto soltanto a riferire al paziente psicotico, ma mi riferisco al paziente depresso grave che, sappiamo tutti, non ha fiducia nella terapia perché la sua negatività di pensiero lo invoglia a credere che non esista possibilità di intervento positivo. La cronicità l'ho già ricordata, il cervello cambia. Il cervello di una persona che ha dolore cronico non è quella della stessa persona quando è cominciato ad avere dolore. Il cervello di un paziente depresso dopo vari episodi depressivi si è strutturalmente e funzionalmente modificato. Quindi le terapie che potevano essere attive all'inizio cambiano nel tempo. E tanto più precoce il nostro intervento, tanto più efficace, perché quando la patologia ha modificato il cervello ci troviamo di fronte a una cristallizzazione della patologia stessa. I problemi economici, lo affronterò dopo parlando dello stress. Lo scarso supporto. In molte situazioni prescrittive il paziente si confronta con un nucleo familiare che può essere supportivo o negativo sulla terapia. Noi ci riferiamo alle chemioterapie orali. Quando le chemioterapie orali inducono effetti collaterali, sovente in famiglia il paziente viene consigliato di ridurre le dosi a fronte di un effetto collaterale, e questo pregiudica l'efficacia della terapia. Il contesto culturale, pensate all'oppiofobia. Noi che dobbiamo lavorare in maniera anche importante nelle fasi terminali, oncologiche, neurologiche, cardiovascolari, ci confrontiamo con la difficoltà di prescrivere i farmaci oppioidi perché la famiglia si oppone, ritenendo che questa prescrizione sia il simbolo di terminalità o addirittura il rischio di dipendenza quando un paziente rimane poche settimane. Gli aspetti emozionali, già ricordata la consapevolezza o meno di malattia, e poi vi farò un cenno dopo del temperamento. La motivazione è l'elemento più forte sulla terapia. Un paziente che è motivato temperamentalmente o per conoscenza su una terapia, quello che non viene fatto da un paziente non motivato. Pensate anche banalmente alla prevenzione primaria o secondaria.
non smetto di fumare se non ho un qualcosa di polmonare grave, perché quello che non mi riguarda investe gli altri. Soltanto dopo l'accadimento fisico la motivazione aumenta e io posso smettere di fumare o fare altre cose. Cosa arriva ad intervenire, qual è la dinamica della decisione condivisa sul trattamento? Un medico sceglie un farmaco sulla base dell'informazione scientifica, articoli, le conferenze, quello che vuole, ma soprattutto sulla base dell'esperienza personale. E l'esperienza personale può essere drammaticamente fallace, nel senso che quando io mi aspetto una risposta positiva da un farmaco, se il paziente non ha la risposta, il problema è del paziente, non del farmaco. Invece quando la risposta è positiva, avvalora la mia aspettativa positiva. Un paziente invece segue una terapia se è stato adeguatamente informato e ha compreso questa comprensione, cioè quando la informazione è diventata comunicazione, da cui la necessità di avere costantemente un feedback dei pazienti rispetto al nostro progetto. La comunicazione non è così semplice, non è dialogica, non è tra due persone. La comunicazione è in qualche modo manipolata, nel senso positivo o negativo di capire, ma pensate alla drammaticità dei media. Media che fanno campagne di stampa contro alcune classi di farmaci, gli antidepressivi, negando l'esistenza della depressione e giustificandola come inventata dall'industria, negando la validità delle chemioterapie, a cui consegue la proposta di terapie alternative con i disastri anche letali che abbiamo visto in questi giorni. E poi il paziente abitualmente non si ferma a chiedere a un medico il parere della terapia, ma lo chiede a tutto il team. E in questo modo, se il team non è omogeneo nella risposta, l'ambiguità delle risposte contribuisce alla riduzione dell'aderenza. Poi negli ultimi anni, con l'avvento dei farmaci generici, si è creato un altro problema di ridotta aderenza, che è quello dello switch, cioè del cambiamento da un farmaco originator, da un brand, da un farmaco prodotto dall'industria, rispetto a un altro farmaco equivalente da un punto di vista farmacologico. La bioequivalenza è un qualcosa che è stabilito da un punto di vista farmacologico, ma non è vero. Allora, lo switch ha degli aspetti cognitivi. Cambiare la confezione, cambiare il colore, la forma, significa sovente nell'anziano non avere l'indicazione adeguata del farmaco che deve assumere. Nei testi di farmacologia anglosassoni, io penso sempre questo perché i nostri testi latini l'avessero, le prime pagine sono delle fotografie dei farmaci con la loro forma e il loro colore. I pazienti che si seguono di fronte a noi quando parlano della terapia si raccontano che prendono la pastiglia bianca, quella con il taglietto, quella lunga, la capsula colorata. Allora cambiare in un momento di switch da un farmaco brand a un generico significa cambiare in queste persone, ripeto soprattutto l'anziano, il riferimento di conoscenza del farmaco. E non è un problema che possiamo sottovalutare. Altri aspetti clinici, lo switch, avendo magari farmaci che sono biequivalenti ma con eccipienti diversi, possono indurre effetti collaterali diversi, quindi il farmaco è equivalente ma la tollerabilità al prodotto no. C'è un effetto placebo e nocebo, ne parlerò dopo. E c'è qualche volta il reperimento del farmaco, inutile nascondersi dietro un dito. Le farmacie acquisiscono il generico sulla base di una proposta economica e quindi non sono sempre in grado di garantire la somministrazione dello stesso generico. Il cambiamento da generico a generico ha gli stessi rischi che ha il cambiamento da brand a generico. Quindi l'invito ai colleghi è di apporre in calce alla ricetta la richiesta di mantenimento farmaco non sostituibile, sic volo, la formula che volete, anche tra generico e generico. Cambiare un generico rispetto a un brand o rispetto a un altro generico in patologia a basso indice terapeutico, sia l'oncologia, significa avere recidive sintomatologiche. Gli aspetti sociali, vedremo
il problema economico, il rinforzo ambientale, il contesto culturale, l'aspettativa che ho di un farmaco. I farmaci non funzionano solo dal punto di vista farmacodinamico, farmacologico. E io prendo un'aspirina, l'aspirina mi fa bene, la seconda volta che prenderò un'aspirina ci sarà l'azione dell'aspirina, più la mia attesa positiva dell'episodio precedente. E questo è un effetto non farmacologico, un effetto placebo del farmaco. Al contrario, il farmaco che mi ha indotto una reazione negativa, effetto nocevo, la seconda volta avrà un rischio di ridurre per l'aspettativa lo stesso effetto negativo. Problemi economici. Non è nella abituale mentalità medica chiedere a un paziente se è in grado di pagarsi il brand o se è costretto a passare al generico. Non è una domanda intrusiva valutare se il paziente è in grado di pagarsi il farmaco originator, soprattutto in questi momenti. E quindi molte volte l'aderenza al trattamento è in qualche modo compromessa dalla incapacità economica del paziente di sostenere un farmaco il cui delta di spese è a carico suo. L'altro aspetto è quello dell'informazione e della comunicazione. Qual è l'atteggiamento dei medici rispetto al passaggio da un brand al generico? Cambia molto, cambia sulla bolla dell'informazione dei medici. Noi stiamo facendo campagne di informazione rispetto a questo problema perché è sbagliato ritenere che i generici siano farmaci meno efficaci o meno qualitativamente adeguati, perché molte case produttrici di generici sono case produttrici estremamente serie, altre volte il generico è una specie di truffa farmacologica per cui i medici devono segnalare, e questo è il nostro compito, se esiste comparsa costante di effetti collaterali con un dato generico o di inefficacia col generico stesso. Ma questo cosa comporta? In pazienti con un ristretto indice terapeutico come quelli con epilessia, è chiaro che se il medico è preoccupato del passaggio dal brand al generico, questa preoccupazione viene percepita dal paziente e il paziente incomincia ad avere un effetto nocevo verso questo farmaco. Quindi c'è anche una responsabilità del medico nella modalità di comunicazione anche non verbale rispetto al passaggio da una classe all'altra. E poi un aspetto importante che è fondamentale nella aderenza è quello dell'aspetto relazionale, ho già citato la motivazione, quindi non mi fermo per brevità. Due parole sul temperamento. Noi siamo di fronte molte volte a un problema clinico che ci chiedono i colleghi oncologi nel passaggio dalla chimioterapia somministrata in day hospital, quindi per via endovenosa, a una chimioterapia orale, cioè il farmaco oncologico consegnato al paziente che il paziente deve assumere a casa, che vale per tante altre patologie, ma che per l'oncologia è veramente un nuovo orizzonte. Le chemioterapie orali, di nuovo nel discorso della spending review, abbattono drammaticamente i costi di gestione del paziente. Quindi c'è molta attenzione alla formulazione di farmaci di tipo orale. Allora, come possiamo essere convinti che un paziente assuma una chemioterapia in maniera spontanea e corretta? E guardate bene che la non assunzione di una chemioterapia in maniera adeguata è un rischio dal punto di vista dell'evoluzione della patologia drammaticamente elevato. Non serve a nulla tutto il meccanismo di valutazione numerica delle pillole, i box monitorizzati, non servono i livelli plasmatici perché il paziente il giorno prima di venire a fare l'esame può prendere 3 volte la dose normale ad un livello plasmatico elevato. Il parametro più importante che viene a noi richiesto con la psicologia clinica è valutare il temperamento. Cioè, sulla base del temperamento, se un paziente sia in qualche modo adatto a questa terapia, allora lo dico in due parole, gli psichiatri lo conoscono bene. Abbiamo 3 grandi categorizzazioni di temperamento, vuol dire la sala si identifica. Il novelty seeker. Il novelty seeker è una persona che ha bisogno delle sensazioni forti, funziona dopamina per intenderci, fa le vacanze facendo trekking in Nepal, fa il deltaplano, fa il windsurf, ed è la persona che quando noi gli proponiamo una terapia ci risponde purché mi faccia bene.
degli effetti collaterali non ha attenzione ed è un paziente con elevatissima aderenza alla terapia, quindi adatto alla proposta di una chemioterapia orale. Ma poi c'è l'harm avoidant, l'evitante del danno. L'evitante del danno non fa le vacanze facendo il trekking, ma va a Borghetto Santo Spirito, perché conosce il farmacista, il prete, gli orari del treno, ed è quello che vi dice purché non mi faccia male. È quello che legge il bugiardino e fa la spunta degli effetti collaterali, e anche le signore hanno disturbi da ipertrofia prostatica perché c'è scritto sul bugiardino. L'harm avoidant non è adatto a una chemioterapia orale, perché sarà molto attento agli effetti collaterali più che all'efficacia. Il terzo gruppo è il reward dependent, è quello che in qualche modo riconosce l'importanza del giudizio altrui, e il sì mamma. E il sì mamma funziona bene perché il sì mamma è educato anche a dire sì dottore e farà la terapia che il dottore gli dice, fino a quando? Che la mamma non gli stimerà il dubbio che per la prescrizione del dottore sia corretta. Quindi è una condizione di intervento. L'altro problema dello switch è l'effetto placebo nocevo. Allora anche un farmaco ha un effetto non farmacologico, che è l'aspettativa che il paziente ha. E questo, credetemi, inficia drammaticamente gli studi di confronto tra il brand e il generico. Cioè noi abbiamo studi quasi tutti a favore del brand, ma semplicemente perché il generico è vissuto come un qualcosa di meno qualificato. È un bellissimo studio americano che ha fatto una valutazione a tre braccia, farmaco attivo e due placebo, dove il paziente era informato che un placebo era carissimo e l'altro era cheap, costava molto poco. E allora il braccio del placebo carissimo funzionava molto meglio del placebo poco costoso. Lo stesso farmaco scritto da uno specialista con una cara visita privata funziona certamente meglio dello stesso farmaco con le stesse dosi prescritto dal medico della mutua. Allora l'aspettativa collegata all'investimento economico è un qualcosa che ci fa ipotizzare che la qualità anche del farmaco sia migliore. E poi la comunicazione, che è il discorso con cui chiudo. La comunicazione, come vi dicevo, non è una comunicazione a due medico-paziente. Entrano in gioco altre persone, altri attori importanti, uno dei quali è il farmacista. Sono i familiari, ci sono il team, ma il farmacista è la persona che fa in qualche modo da mediazione tra la prescrizione del medico e l'acquisizione del farmaco. Allora l'atteggiamento del farmacista è fondamentale. Noi lavoriamo con l'ordine dei farmacisti a livello nazionale, quindi dico delle cose che abbiamo già anche condiviso con loro. Il farmacista che fa una critica alla prescrizione perché il suo medico le ha scritto questo, dopo 20 anni che magari gli dà la benzodiazepina, la prima prescrizione dell'antidepressivo, gli dice stavolta le ha scritto uno psicofarmaco. È chiaro che quella critica alla prescrizione induce dei dubbi nel paziente e svalta la terapia riducendone l'aderenza. Il sostegno alla prescrizione, se corretto da parte del farmacista, invece è un rinforzo veramente importante sulla terapia. E allora la collaborazione col medico di medicina generale, col prescrittore, può essere una mediazione tra il paziente e il medico di famiglia. Se qualcosa non va nella prescrizione, perché i medici sbagliano come tutti, il farmacista non può e non deve riferirlo al paziente, in quel caso al cliente, ma deve riferirlo al medico di medicina generale. La stessa cosa è quando il farmacista, che deve per legge informare dell'esistenza del generico, sostituisce un brand con un generico senza il parere del medico curante, richiedendo al paziente la scelta sulla base veramente economica. Questo gli diceva il medico, che deve valutare questo aspetto e non lasciarlo alla casualità della farmacia. Invece qualche responsabilità più i farmacisti ce l'hanno, come vi dicevo, nello switch tra generico e generico, perché se hanno acquisito quel lotto, diranno al paziente che non hanno generico di prima, ma tanto sono tutti uguali. E non è vero, perché è vero che il generico rispetto al brand ha uno scarto del 20%, ma è una gaussiana. Il primo generico, l'ultimo generico di questa gaussiana sommano l'80%
lo scarto e possono diventare differenze ben superiori del 20%. Poi la dispensazione che può essere una breve chiacchierata, un counseling farmacologico che molte volte va a compensare la rapidità prescrittiva del medico. Molte volte il cliente paziente chiede al farmacista non ben capito quando prenderlo, come prenderlo, prima o dopo mangiato. Ed è chiaro che un counseling farmacologico diventa un'altra alleanza terapeutica. Rispetto alla semplice dispensazione, come fosse qualsiasi prodotto di consumo. La comunicazione è importante ed è soprattutto importante perché in quei pochi minuti, che sono ancora meno di quelli che ha rapporto tra medico e paziente, l'atteggiamento, il non verbale del farmacista è fondamentale. Quindi istruire i farmacisti anche al linguaggio non verbale e per certi versi ancora più incisivo che insegnarlo ai medici, che dovrebbero avere comunque una maggiore disponibilità di tempo e di cultura per questo. Chiudo. L'aderenza è un processo multifattoriale, coinvolge attori e fattori multipli, che sono farmacologici, e a questi non possiamo fermarci, clinici, psichici, culturali e relazionali. Allora l'invito è a pensare che i problemi dell'aderenza non possono e non devono essere ridotti a un aspetto meramente farmacologico. Nel contesto biopsicosociale, la malattia e il trattamento hanno degli influenzamenti nelle condizioni emozionali e ambientali che possono essere più forti di quelli che sono determinati dalla biologia. Grazie per la vostra attenzione.